Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono le 7:30 di domenica mattina. La giornata, tutto sommato, devo dire che è bella, il cielo non è male e stiamo andando a trovare il divino, ragazzi. Questa levata di domenica per andare a trovare il 10 più forte in Italia di tutti i tempi. E allora, per affrontare questo viaggio dovrò prendere l'autobus e poi farmi trovare al punto dove mi raccoglierà Giulio e andremo con la sua macchina. Eccolo qua, sta arrivando colui che ci porterà a destinazione. Buongiorno. Tutto bene? Già con sto telefilmato, sì. Siamo pronti? Sì. Sbagliato strada. Allora, mancano, secondo il navigatore, 15 minuti per arrivare ad Altavilla Vicentina. Vorrei sapere se credi che incontreremo Roberto Baggio oppure no. Basta con sto telefono. Sì, secondo me sì. Lui ci crede, Non io si ci vede che c'ho credo. l'ombra della faccia. Io ci credo. Io ci credo, infatti ci Infatti abbiamo la foto. metto sta canzone adesso. No, che c'è il copyright. No, ma lo posso registrare. Sì. Signora, buongiorno. Informazione, stiamo cercando casa di Roberto Baggio. O il paese. Il paese. Stiamo andando a trovare Roberto Baggio, vogliamo un autografo. Sempre dritto un chilometro più o meno, no? Sì. Entravo in una rotatoria. Alla rotatoria giri a sinistra e dopo prosegui sempre dritto. Ok. Quanto sa? 10 minuti? Un chilometro, rotatoria a sinistra. Sì. E poi chiediamo ancora. Sì, meglio alla rotatoria che chiamiamo. Ma l'ha mai Vorrei visto? perché c'è un'altra rotatoria dopo, no? Okay. Ah, Non vorrei sbagliarmi con la alla prima. seconda. Alla Comunque, prima sei, chiediamo. ecco, sempre avanti e sei in centro del paese e lì chiedi. Lei l'ha mai visto? Sì, Sì? ne far benzina, Ma vedi il paese. pensa che ci risponderà? Non so se sia a caso, ma lì sei in giro per il mondo, Ah, quindi. proviamo. Speriamo di essere fortunati. Ecco. Grazie. Arrivederci, grazie. Buongiorno Buongiorno. ragazzi, scusate se vi disturbiamo, stiamo cercando casa di Roberto Baggio. Ma veramente? Ma veramente? Grazie. Grazie. Grazie mille. Vai! Però non si scappava, non sono. Ragazzi, siamo emozionatissimi perché tra 300-400 metri dovremo incontrare casa di Roberto Baggio e adesso un pochino inizio a Guarda che sentire ci sono i fan, l'emozione. guarda. Ci sono? I fan. Ma non so se è qua, Sì, è vediamo. qua. Allora, ragazzi, siamo fuori da casa di Roberto Baggio. Guardate che meraviglia, c'è una pace e poi c'è un paesaggio stupendo. E poi c'è questo qua che rovina Guarda, tutto. metti il panorama. Sta arrivando una macchina, vediamo. Non è lui. Invece è sempre lui. Però ne arriva un'altra, attenzione. Giulio, secondo te è lui? È lui o non è lui? Che cazzo vuol dire? Non è lui, non è lui. Sarà lui? Non sarà lui? Sarà lui o non sarà lui? Una cosa è certa. Ciao. Ragazzi, qua si sente Una scendere panda. una panda. Non so se è una panda, secondo me è più un'ape dal rumore. Dai, Roberto, Roberto, Sì, è una vespa. Roberto. È una vespa. È una vespa. Non sarà certo Roberto Baggio in vespa. Neanche in bici. Guarda, fissavo. Abbiamo speranza o. Dipende se è qua, Sei a casa? perché se non è qua.
Vabbè, noi aspettiamo perché tanto ci siamo fatti 2 ore di macchina. Ma dai! È da Milano, veniamo. Ma ascolta, ma avete provato a suonare? No, perché... Aspettiamo un altro po'. Vogliamo essere proprio invadenti. Non lo so, io proverei a suonare se siete venuti da Milano, scusa. Digli, sono venuto da Milano, mi sono fatta 2 ore di macchina, vedrai che viene fuori, sì. Se c'è. Se c'è. Va, vedremo. Grazie, ciao. Allora ragazzi, siamo qua da un paio d'ore, adesso abbiamo deciso di citofonare e vediamo che cosa succede. Citofona Giulio, però. Abitazione. Citofona... Prova. Yeah. Buongiorno, mi scusi, potremmo salutare Roberto? Non so dov'è adesso. Tra l'altro ho da fare, dai. Ah, va bene, mi scusi. Vabbè. Oh, ragazzi, forse sta per uscire Roberto. Giulio. No, non credo. Per favore. È lui. Grazie. Fantastico. No. Sì. Ragazzi, tra 10 minuti dovrebbe uscire, Giulio. Fantastico. Non ci credo. Ah! Ciao, Roberto. No, vabbè, non diciamo nulla. Posso filmare o lo metto via? Ah, beh, se vuoi far brutta figura, filma. Non vengo così da Milano apposta. Ma dai. Ti posso salutare? Certo. Mamma mia, ragazzi. Che piacere. Incredibile. Puoi immaginare. Grazie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. 2 ore da Milano abbiamo viaggiato per venire a trovarti, Roby. Grazie mille. No, grazie a te, fantastico. Per noi è un'emozione. Se possibile. Certo, se possibile. Come no. Ho la penna. Il pennarello. Ho la penna. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, Giulio. Sei contento, frate? Sei contento? Senza parole. Ragazzi, abbiamo incontrato Roberto Baggio, ci siamo fatti 2 ore di strada da Milano, abbiamo aspettato 2 ore sotto casa. Tutto 2 ore, però, 2 ore al ristorante tutto, dopo. Adesso siamo 2 ore al ristorante, però guardate qua, autografi, foto. Abbiamo sprecato, abbiamo investito 4 ore del nostro tempo. Autostrada, no, telepass lo paga lui. Autostrada, telepass lo paga lui, però abbiamo realizzato un nostro sogno. Quindi vuol dire che per i sogni si può, si deve fare qualche sacrificio. Da Altavilla Vicentino è tutto, Jimmy Ghio, no. Un saluto da Giulio e Fantabet. Ciao.